Unisciti all'enclave. Potrebbe essere un'idea. La seconda stagione è operativa. Vediamo quali premi ci saranno. Sai che... credo di potermi fidare ormai, perciò ti svelo un segreto. Certo che ti puoi fidare, dopo tutto quello che ho fatto. I miei vecchi amici credoni hanno lasciato un deposito di tesori prima di levare le tende. Il problema è che è chiuso e io non ci posso entrare. È chiuso! Sti cazzi! Anzi, doppio problema. Nessuno si fidava dell'altro abbastanza da concedere l'accesso a questo tesoro. Ah, quindi è questo il gran tesoro? E questo il One Piece? Assolutamente no! La leggenda precede tutte le bombe, le urla, i ferali e... Ah, ok, il tesoro della Palachia è tutt'altro, quello è il vero One Piece. Non so in cosa consista perché non l'ho mai visto, ma deve essere roba buona, no? Bottino in abbondanza! Beh, quello sì, se era di tutte le bande, armi, armature e voglia. Chi poteva avere la chiave? Così hanno diviso il codice. Ogni leader di ogni banda aveva un olonastro corregistrata una password personale. Trovali tutti, così poi li uniamo e recuperiamo il codice principale. In realtà è molto più complicato di così, ma tanto non capiresti. Vabbè, certo. La miniera di Blackwater prima, l'ultima posizione conosciuta di Freddy Lang, il capo dei banditi di Blackwater. Ok, la prima. Se avesse un terminale, io darei un'occhiata. Poi le altre invece? Basta? Tutto qui? Oh. Va bene. Nei commenti, tra l'altro, mi avete detto che molto dello spazio che viene occupato nella costruzione di un camp è dato dalle difese, quindi dalle torrette. Ok, sì, potrei farne a meno di qualcuna, forse, ma... per adesso, visto che non ho niente di grande da costruire, penso che lascerò tutto così. La scorsa puntata, tra l'altro, abbiamo trovato un'arma che... mica male, eh? Andiamo alla ricerca della parola negoziare. Delle mosche mutanti di livello 25. Beh, dai. Niente di troppo difficile. È una mia impressione, hanno aumentato il livello dei nemici. Anche le mosche erano di livello 25. Dobbiamo trovare questo maledettissimo olonastro. Oh, guarda, della gente sveglia. Peccato che le scale io le posso trapassare, amico. Sono tutti qua sopra. Devo riuscire a trovare un modo per salire. Ad esempio quello, o ad esempio una scala. Ancora più su? E c'è un iBot di livello 25. È la prima volta che trovo un iBot di livello così alto. Credo di essere l'unico giocatore nella zona, perché, come mi avete detto, i nemici giustamente scalano in base al livello di giocatori in quell'area. A questo punto penso di essere l'unico giocatore in quest'area e io sono di livello 25. Ecco qua una scala per salire. Ed ecco qua i suddetti olonastri. Torp 100377, grazie. Ho bisogno di quei rapporti per le tre. Sei pronta per la riunione? A dir poco nervosa. Ma pronta come sempre. Non preoccuparti. So che puoi farcela, altrimenti non te l'avrei fatto fare. Molto rassicurante, detto da te. Prendilo come un complimento. Era un donnaiolo. Hai le competenze legali per fare il mio lavoro. Ehi. Perfino che tu stia registrando questa conversazione. Potrebbe essere, forse sì, forse no. Ecco perché sono convinto che un giorno gestirai tu questa società. Oggi andrai alla grande. Ci vediamo tra un'ora. Stavo giusto pensando, sta per esplodere il robottino? È esploso, infatti. Prendiamoci questo. Signori, questi termini sono ridicoli, quasi assurdi. Firmerò solo quando vedremo un profitto dell'80%. Questi termini sono assolutamente ragionevoli. Ok, credo che l'abbiamo trovato. Sul salario minimo garantito sono ridicole e assurde. Non possiamo negoziare? Da quando ti mangiano il 30% dei profitti, caro Lorenz. Potrai parlarmi di salari equi quando mollerai il tuo bonus. David, dobbiamo chiudere l'accordo. I nostri partner stanno diventando impazienti. C'è sicuramente forse non mi attacca. Eccola qua. Sono io che decido quando è il momento di negoziare. I nostri partner sono impazienti solo perché questo accordo serve a loro più che a noi. E sperano che non ce ne accorgiamo. Ora mettetevi sotto e fate cadere quel maledetto 80%.
altrimenti mi troverò qualcun altro. Ma stai buono. Spero che anche tu non esploderai. Intanto il piombo mi serve. Abbiamo trovato la parola negoziazione e Rose sarà felicissima. Prima però di andare a parlare con Rosettina, andiamo a vedere cosa si nasconde in questa miniera. La miniera però si trova un po' lontana dalla mia zona. Cos'è? Allora, forse ho una mezza idea su cosa possa essere, ma mi sa che è sopra. Sì, mi sa tanto che sono uomini talpa. Già, di livello 35 tra l'altro. Niente di eccezionale, per carità. Vediamo questo qua sopra di che livello è. Di livello 45. Merda. Cavolo. Ok, con calma, perché qua la situazione può diventare pericolosa in un attimo, eh. Ecco qua, aspetta, devo prendere... Dov'è il mio fucile a pompa? Eccolo qui. Con il fucile a pompa sì che si ragiona in queste distanze. Eccolo là uno. Quanto poco danno oggi. Molto meglio. Colpire alla testa fa sempre effetto, fortunatamente. Quasi morto. Ora è morto. Sembrerebbe che non ci sia più nessuno, fortunatamente. O forse mi sbaglio. Quasi mezza vita. Tutta la vita. Ok, è uscito il luminescente. Però è di livello 25 su. Questo con un colpo lo si fa. Chiave da minatore. Ah, c'era pure la chiave da cercare. Ottimo. Oh, ma ancora ce ne sono. E che cavolo. Ho capito che siete uomini talpa, però basta un po'. Dai, oi, dove vai? Dove vai? Cosa fai? Cosa fai? Chi sei? Cosa vuoi? Ecco qua. Oddio. Apre l'armadietto a minatore qui condotto al 6. E dove diavolo è? Ok, l'armadietto che devo aprire è qua. Io mi trovo qua. Direi che per adesso questa missione posso anche saltarla. Salve. Errore di rilevazione. Salve a lei. Questa, amico mio, è una miniera. Vediamo cosa nascondeva. A quanto pare qualche notizia. Non sono una stalker, ma ti stavo guardando sul monitor e ti ho visto entrare nella miniera. Riesci ancora a sentirmi? Certo che ti sento. Quello che è, tanto non puoi rispondere. Vabbè. Dunque, se ricordo bene, abbiamo perso traccia dei banditi di Blackwater dal 96. È un po', eh. Freddy non aveva un bel aspetto l'ultima volta che l'abbiamo vista da viva. E non era lei. Ero proprio messa male. Aveva immagino dei capelli orrendi. È successo qualcosa in quella miniera che usavano come rifugio. Se riuscissi a capire cosa, scommetto che arriveresti a quella parte di codice. Perché io invece ho paura che quel qualcosa sia un grande e grosso mostro che non potrò mai combattere perché sarà di livello troppo alto. Cosa sei? Un ratto appestato, grosso, brutto, cattivo. Aiuto, vai via. E che cavolo. Ma hanno aumentato tutti i livelli di tutti i mob, a quanto pare. Cioè, anche i ratti sono al mio stesso livello. Mi sembra che abbiano aggiustato un po' la cosa. Aggiustato talmente tanto che mi sembra quasi esagerato. Beh, no, esagerato forse no, però... E gli uomini talpa sono stati ammazzati. Ma da cosa? Forse dai topi? Ma non ci giurerei. Uomo talpa vivo. Ne arriva un altro. Più che arrivare ce n'era un altro. Non si è neanche mosso. Tu invece? Te ne frega niente che io sono qui. Beh, fai bene. Fai bene perché così almeno
mi becco meno proiettili addosso. Però qualcun altro forse non sarà dello stesso pensiero. Sento i passi ma non vedo i nemici. Qualcuno sta anche soffrendo a quanto pare. Perché li continuo a sentire e mi scrivono attenzione ma non ne vedo neanche uno? Allora, uno l'ho visto adesso. Aiuto. Ma ce n'è uno dietro di me? No, ce n'è uno a lato. Eccolo là. Allora, con calma. Forse con la pistoletta non è certo la migliore delle idee. Allora, teniamo il fucile a pompa, stavo dicendo. E ci rimettiamo il fucile da cacciaia. Vediamo se riesco da questa prospettiva a colpirti. Tecnicamente dovrei... in faccia. E no, c'è un muro invisibile. C'è un muro invisibile. Ah, che gioia quando succedono queste cose, eh. Oh, cazzo. È di livello 60. No, no. No, no. Fa malissimo. Fa male. Fa un male cazzone. Vediamo se mi posso accucciare qua. No, mi becca lo stesso. Benissimo. L'unica opzione che mi rimane è fuggire ora. Anche se non ho idea del dove né del come. L'entrata è la migliore idea che mi è venuta ora. Allora, ho bisogno velocemente di un Radix e di due Radaway. Dio mio. Eccolo là. Non mi ha visto, fortunatamente. Vediamo se... niente, non prende neanche i danni. Guardalo. Ma com'è possibile? Non prende danno. L'unica cosa che mi è rimasta da fare è crivellarlo di colpi. Sapevo che quest'arma mi avrebbe salvato il culo. Dio mio, lo sapevo. Parte del codice, grazie. Recati presso l'uscita della miniera. Arrivo. Lo sapevo che quest'arma mi avrebbe salvato. Lo sapevo. Lo sapevo e ho fatto benissimo a prenderla. E a portarmela dietro anche, perché stavo anche per lasciarla giù. Pensa un po' che stronzo. Chi altro vuole sfidarmi ora che ho quest'arma, eh? E c'è un'altra armatura atomica lì, che però non prenderò. Ehi, eccoti! L'hai trovato, vero? Sì, e l'ho anche ucciso. Diciamo di sì, passiamo oltre. Sì. I prossimi sono i cacciatori. Si accampavano vicino a Devil's Backbone per pattugliare la strada che arriva da sud-est. Dove? Non abbiamo mai capito che ne è stato di loro. Ai tempi eravamo un po' qua e un po' là. Forse qualcuno o qualcosa si è occupato di loro. Forse speriamo di no. Un appunto o altri indizi. Io spero che non sia qualcosa di grosso. Accamparsi, cacciare. Fai attenzione mentre cerchi la parte di codice nella loro base. In quanto cacciatori, le trappole erano la loro specialità. Lo immagino. Vediamo qual è la loro base. Qua. Io sono qui, quindi devo girarmi sulla destra, ovvero quel punto là. Ma guarda! Il Deadclaw dell'altra volta. Buongiorno, eh? Cosa credevi? Che fossi impreparato questa volta? Mi dispiace, non è così. Andiamo a vedere cosa avevano i cacciatori invece questa volta, sperando che non ci sia un altro ghoul gigantesco, ma più che altro che non ci siano trappole che mi possano uccidere con un solo colpo. Infatti starei un attimo cauto.
Potrebbe esserci anche delle mine per terra, per quanto ne so. Di mine sembra che non ce ne siano. Eppure non riesco a starmi tranquillo. Quei bastardi mutanti ci hanno attaccato. Ok, quindi dei mutanti hanno attaccato questi qua. Fammi indovinare. Devo andare là in fondo, eh. Eccola qua, la mina. Lo sapevo che ce n'era una. Credo che questa sia la base di super mutanti. Sì, ho indovinato. Giù il cane. Il super mutante, sfortunatamente, mi ha visto. E combattere con un fucile da cecchino non è certo la migliore idea. Anche se volendo, qualcosa posso fare ancora. Posso pur sempre colpirvi anche in movimento. Ecco fatto. Il mio fucile da cecchino è abbastanza potente da farvi fuori anche se mi muovo. Sono in pericolo. Ok, può essere. Rumore? No, niente rumore. Vediamo se da questo buco posso fare qualcosa. Beh, non l'avrò ucciso, ma un bel po' di danno gliel'ho fatto, no? Ecco qua. Meno male che sto fucile l'ho trovato abbastanza presto. E le munizioni me le sono craftate. Ti sparo nelle gambe, poi vedi. Guardalo, guardalo. Tutto zoppicante. Quanto sei pietoso. Vediamo cosa avevi. Una missile, vabbè, meglio di niente, no? Devo curarmi. E devo anche cambiare arma. Non vorrei usare tutte le munizioni che ho. Anche se appunto, merda, le posso craftare. Oh. E vai via. Ma volete crepare? Ma io perché finisco sempre le munizioni nel momento più sbagliato possibile? Ancora ce ne sono. Ma quanta gente c'è? Mi hanno circondato. Questa sì che non è una bella situazione. Ecco qua. Ma come non lo è per me, non lo è neanche per voi. Oh, ancora uno, eh. No, forse due. Questo è morto. Percezione più due. Oh, grazie. Non ho letto il perché stava arrivando sto cagnolone, ma ti ringrazio lo stesso. Grazie, cacciatori. Meglio se mi levo. Ehi, vedo un bel trambusto a Huntersville. Opera tua? Me lo sentivo che okay. Quei mutanti avrebbero fatto la festa a Walter e ai cacciatori. Un vero peccato. E comunque non è stata una grande idea fermarsi lì dopo aver scoperto che la città era stata invasa da quei bestioni senza. Sicuramente cervello. Non è stata la loro migliore idea. Perché non scopri che ne è stato dei duri a morire? Forse sono morti di fame dopo la scomparsa di Margie. Sono morti. Sicuramente. Margie aveva una stanza al complesso sciistico di Sunnytop. È la sua ultima posizione nota. Controlla che non abbia lasciato lì qualcosa. Tipo la parte del codice? Va bene, andiamo a vedere. Ma ho notato una cosa e forse mi sbaglio. Ma hanno aumentato la velocità per cui... Oh cavolo. Li ho visti adesso. Per cui fame e sete diminuiscono più velocemente. Ma quanta gente c'è in giro ora? Bene, il mio braccio di cuoio è andato. Minchia. Starò per dire una roba incredibile, ma ha
hanno aumentato la difficoltà. Bello, eh. Bello, bello ora. E uno è andato. Talmente bello che è diventato difficile ora sopravvivere. Mi sembra che abbiano aumentato un po' più quell'equilibrio per cui secondo me i giocatori erano avvantaggiati. Cioè guarda, un'orda casuale di nemici mi ha fatto consumare un sacco di steam pack. Per carità, nulla che io non possa recuperare, visto che alcuni me li hanno regalati e altri li prendo sempre durante la missione. Andiamo a vedere qual è l'ultima posizione nota di Margettina. Andiamo comunque piano, che non si sa mai che cos'è che si è appena mosso lì. Mi sembrava qualcosa a quattro zampe, ma non ne sono sicuro. Ah, può essere che fossero altri supermutanti. Sì, sono altri supermutanti, benissimo. Guardalo là, tutto bello spavaldo. E non è... Qualcosa mi ha dato punti esperienza, ma non è stato lui. O comunque non ha battuto ciglio, sul proiettile che gli ho sparato in pieno petto. Dov'è? Dov'è finito? Dov'è andato? Ma che fine ha fatto quello a cui ho sparato? Boh, vabbè, stanno succedendo cose strane. Eccolo là, finalmente è tornato. È tornato per morire. A me sembra molto che abbiano aumentato la quantità di danni o più che altro la quantità di nemici che ci sono, aggiustando anche il livello, ovviamente. Il fatto è che ce ne sono veramente tanti di nemici in giro, eh. Dio mio, c'è un pazzo con il lanciamissili. Eccolo là. Spero che ti colpisci il muro da solo. Oh, eccoti qua. Che cavolo. Finalmente. Ed ecco qua l'olonastro di Margettina. Sono Margie McClintock, dei duri a morire. Ironico. Pensavamo che le nostre vittime avrebbero tremato davanti a un nome del genere. Già. Ma adesso sono tutti disperati quanto noi. Quando ogni scontro significa vita o morte, la gente corre dei rischi. Reagisce. Mica si fa ammazzare, eh. Perciò che? Dobbiamo uccidere anche gente innocente. Ma non io. Non voglio abbassarmi a tanto. Onesto. Devo scendere qua sotto. Il discorso dei predoni è malato. Disumano. C'era quella stupida parte di codice. Ah, quindi speriamo che sia morta prima allora. Quei bastardi. Se mai dovesse accadere, Vincent sa cosa fare. Quindi forse Vincent ha ancora la parte di codice. E ora? Qualche pastiglia. Sì, voglio andarmene così. Drogandosi. In pace. Senza dolore. Mi sembra giusto. Fine. È sparito il tavolo qui. Ci vediamo qui. Presto, Harland, amore mio. Quindi Margettina si è ammazzata. Bene. Devo trovare un modo di scendere giù. Il codice è proprio qua sotto i miei piedi. Quindi Vincenzo, spero che tu abbia ancora il pezzo del codice. Grazie. Oh, ma andiamo. Per ottenere una cavolo di password, dove devo andare? Guarda, c'è una chiave. Che tra l'altro siamo anche saliti di livello, quindi... Vediamo, l'altra volta io volevo prendere... Che cosa? Volevo prendere Endurance, ma alla fine ho preso Agilità per sbaglio. Non subisci più radiazioni mentre sei in acqua. Mica male questo, eh? Buono, così niente più radiazioni in eccesso. Oh oh.
Ma che ti sei avvicinato mentre io stavo guardando lo il Pip-Boy? Ma che cavolo. Ma sti ride maledetti. Ah. Guarda, anche con quest'arma posso farvi fuori. Devo solo fare attenzione. Questo non l'hanno neanche tradotto, questo è ancora in inglese. Dove sei? Ok, uno di meno. Tu che sei malato, vai via, stammi lontano, che le malattie non ne voglio. Perché sono lento ora? Per qualche motivo sono rallentato. Ecco qua. Ma pensa te, ora non si può neanche più stare al Pip-Boy che la gente subito ti attacca. Cosa mi stai dicendo? Che posso anche riciclare le cose adesso? Le monete talento sono per salire di livello, di grado le carte talento leggendarie. Ma questa cosa è fantastica. Ti permette di buttare via cose inutili o nel caso tipo se c'hai un'abilità al massimo o per sbaglio l'hai presa, la butti via. Ma guardalo, sembra un castello sto posto. E il mio obiettivo è proprio qua dietro. Proprio dietro questo muro. Che nemici si nasconderanno in codesto palazzo? Secondo me ghoul. Sembrerebbe nessuno invece. Non mi riesco a fidare. È un ardente. Guardali. Perché sono immobili come fossero statue? Gli è finita la testa dentro il collo. Guardali. Perché siete immobili? Guarda, non lo so, non lo voglio sapere. Trascendengengingingio. Ok, grazie. E mi preoccupa il fatto che questi siano fermi. Se si sbloccassero da un momento all'altro, duplica la parte del codice dei duri a morire. Ok. Non lo so, forse sono tutti bloccati. E forse è un bene. Guardali, sono bloccati al posto delle statue di pietra. Non credo che la cosa sia normale. Guarda, per me va benissimo, almeno non devo combattere troppo. Guardali. E poi non posso più interagire però. L'unica cosa che si muoveva era questo ratto talpa. Duplichiamo. Consapevolezze, pilastri della trascendenza. Parte del codice. Grazie. Ecco qua, per fortuna. A fare cosa? Ah, ecco. Quasi mi dispiace per la cara vecchia Margie. Era sveglia, ma non si è mai sporcata le mani. Ha fatto bene. Quando si mettevano male, crollava. Piuttosto che sporcarsi. Hai trovato il suo codice? Sì, l'ho trovato. Facciamo finta di sì e procediamo. Non ho tempo di stare a guardarti tutto il giorno mentre non fai una mazza. Ha parlato. Tal proposito, non so bene cosa troverai al Bolton Grinch, ma sono certa che agli ingordi è accaduto qualcosa di terribile e disumano, come loro. Buona fortuna e scusa se a questo giro non guarderò. Perché questi erano i cannibali, mi sa. Ammetto che faccio fatica a ricordarmi chi sono tutti e ora finalmente hanno iniziato a muoversi. Incredibile. Non so per quale motivo proprio adesso abbiano iniziato a muoversi e non prima o dopo. Ma levati. Ma va bene così. Ho fatto fuori almeno un paio di loro prima che potessero muoversi. Prossimo posto, Bolton Grinch. Ma il Bolton Grinch, visto che ci sono già stato, quale posto era? E mi sa che sono l'unico in tutte queste zone perché tutti i nemici sono al mio livello. Oppure hanno cambiato... No, non hanno cambiato l'algoritmo dei nemici, che quindi se io sono di livello 26, allora li vedo di livello 26 e uno di livello 50 li vede a livello 50. È impossibile perché prima ho visto
nemici di livello più alto del mio. Ecco qua. Predizione. È così che posso uccidervi prima che voi vi possiate muovere. E guarda ancora, al posto delle statue. Aia, ma che dolore. Allevati con quell'accetta. Io non accetto queste cose. I nostri cari amici sono qua sopra. Io devo trovare un modo per salire, quindi. Ad esempio queste scale. E niente, non l'ho colpito anche col 95%. Non l'ho colpito. Questo per fortuna era fermo e immobile. Mi sa che è arrivato il momento di salutare il nostro fucile a pompa, perché ne ho appena trovato uno di livello 25 che, senza modifiche, fa già 75. Il che vuol dire che modificato farà più danno di questo. Grazie di tutto, allora. Ed ecco qua gli appunti degli ingordi. Avevo detto che non si sarebbero mangiati a vicenda, ma poi, povero Gregory, quindi si sono mangiati. Buono, no? Trova il codice degli ingordi. Va bene. Questa missione è: vai in un posto, cerca il primo pezzo, cerca il secondo pezzo. Che gioia. Che è da tutt'altra parte rispetto a dove sono io. Spero vivamente che quest'ultimo pezzo di codice sia l'ultimo. Ma spero sopra caverna del Wendigo. Wow, non era certo qualcosa che avrei messo in conto di affrontare adesso. Ne ho visto uno di Wendigo, è stato difficile da affrontare. E ce l'ho fatta per puro culo, perché avevo un punto alto in cui lui non mi poteva raggiungere. A questo giro ho paura che potrebbe essere difficile. Wow, guarda anche i cadaveri. Non so, poi magari sarà del mio stesso livello e non ci vorrà nulla, per carità. Può essere, ma sempre meglio essere pronto. Sempre meglio essere preparato. Caverna del Wendigo, storia del soldato. Qualcuno è stato mandato a morire. Minchia, sto talpone di livello 60. È proprio dietro questa spaccatura. Ho solo 300 munizioni. Non posso sprecarle. Questa arena sembra abbastanza grande per una boss fight, eh? Ma che palle tutti sti cosi dal guscio duro, eh? Cioè, sto affrontando più Mylurk che altro. Aia. Che cazzo era? Ah, il re di Mylurk. Ma levati. Non mi avete rotto le balle. Anche perché mi state facendo laggare un sacco. Dio mio, ma quanto è resistente. Guardalo. È resistente a sti colpi. E devo trovare qualcos'altro. Oh, ma continua a bloccarmi, continua a rallentarmi, guardalo. Bene, ci mancava solo il ghoul malato. Benissimo. Tutti i proiettili che avevo ottenuto da parte per il Wendigo andati per sto stronzo. Ottimo. Il leggendario re dei Mylurk. Ottimo. Anche la creatura leggendaria ci voleva. Bene. Mi vorrei levare, se non ti dispiace. Minchia, non so che cosa combattere. Non so che cosa usare contro di lui, perché ha un sacco di resistenza. Ha
un sacco di resistenza a tutto. Ogni tipo di proiettile che sto usando è inutile contro di lui. Guarda, spero che almeno mi dia un premio leggendario interessante. Almeno quello. Salta. Salta. Così almeno posso puntare al fatto che non mi possa prendere. Può prendermi solo con la voce. È quasi peggio il fatto che mi possa prendere con quella voce che con gli artigli, guarda. Però almeno sono un po' di danni in meno, dai. Vediamola così. E io ho appena finito i proiettili da 10 mm, incredibile. Non era mai successo. Su, su. Cos'è, i proiettili laser ti fanno la male? Ti fanno la male, volevo dire la tua, ma alla fine ho cambiato la frase. Sì, ma quanti pochi colpi però, eh. Carica. Che magari... Oh, finalmente. Santo cielo. Gamba destra di cuoio. E vai. Porca troia, ne è valsa assolutamente la pena, eh. Ne è valsa totalmente la pena. Porca troia, è stato meno pericoloso lui che i Mylurk. Wow. Ehi, hai salvato la pelle, vedo. Sto parlando con un cadavere. Ma stai zitta, bastarda. Immagino che gli ingordi, guarda, si siano mangiati a vicenda. Non voglio sapere cosa è successo. E solo pensiero di mangiare un essere umano mi ripugna. Bello spettacolo, eh. Per fortuna noi robot non siamo mai stati sul menu. Solo dunque, perché siete fatti di metallo, eh. Ci sarebbe un'altra parte di codice. Porca troia. Apparteneva ai tagliagole. Davide, il nostro capo, è ancora vivo, più o meno. L'ho visto aggirarsi nei paraggi del suo chiasco preferito. Trasformato in una di quelle cose ardenti. Vederlo così mi spezza il cuore. Ma non ce l'hai. Sapeva essere un vero bastardo, ma... Però sta mostrando dei sentimenti, eh. Fine. Scommetto che ha ancora addosso quella parte di codice. Sta mostrando dei sentimenti punto, robotici. Uccidilo per il bene di tutti e... Recupera quel codice. E... dagli un bacio da parte mia. Sì, sicuramente. Anzi, no. Ecco. Forse è tutto deforme e putrefatto. Lo è, fidati. Che schifo. Perché? Ancora codici, no. Sono dietro questa missione da 2 ore. 2 ore. Voi guardate il video e pensate, beh... È un video di mezz'ora, è tanto, quasi quasi. Non lo guardo, oppure vado a pezzi. 2 ore sono dietro a questa missione. Sai perché? Perché ti devi fare 1000 giri avanti e indietro per prendere cosa, per poi ritornare a prendere altra cosa, per poi scoprire che quella cosa ancora non è finita. E per fare cosa? Avere i proiettili finiti. E vai! Me ne ritorno al mio accampamento e sistemo tutta la mia roba. Dove si nasconderà il nostro amico Davide? Lo scopriremo tra poco. Ah, eccolo qua il nostro amico Davide. Mi sa che non ha preso molto... No, beh, dai. Quasi shottato.
Davide, mi dispiace, ma sei stato eliminato. Ehi, ti ho visto uccidere Davide. Lo so. Cose che capitano. Già. Spero che tu abbia recuperato quello che ci serviva. Torna subito qui, così certo che l'ho recuperato. Il deposito e scoprire cosa contiene. Speriamo che ne valga la pena. Nessuno c'è mai entrato da prima che mi costruissero, perciò ho una voglia pazzesca di sapere cosa mi hanno tenuto nascosto. Anche io. Tutti questi anni. Io spero che ne valga assolutamente la pena quello che abbiamo fatto. Troppo. Spero che tutta sta missione incredibile ne valga almeno la pena. Almeno, cioè non chiedo tutta, ma giusto non aver sprecato 2 ore intere a cercare pezzi di codice per poi trovarmi dentro una pistola di merda a livello 12, per dire. Comunque mi sento un po' stronzo perché ho potenziato un fucile a pompa di livello 25. Neanche il tempo di riaprire questa parte qua dove siamo arrivati al top of the world. Ne ho trovato un altro col silenziatore a livello 25. Quindi ho sprecato... Aia, ecco dove eri. Roba importante per potenziare un fucile che adesso ho già buttato via. E nel mentre sono anche salito di livello. Che bello. Cosa posso aumentare? Endurance forse? Gli attacchi furtivi a distanza infliggono più danni. Questo sì che è interessante. Questo sì sì sì. Però vorrei provare a fare a questo punto la stessa cosa che ho fatto l'altra volta. Che è stato? Perché ho sentito il rumore di una bomba? Vorrei provare a fare quello che ho fatto l'altra volta per sbaglio. Ovvero dare un punto a qualcosa, ma scegliere la carta di un altro. Voglio vedere se funziona. Per esempio, l'altra volta abbiamo dato un punto in più ad agilità, ma non abbiamo più carte di agilità. In questo caso invece abbiamo 2 di luck, ma abbiamo un sacco di carte luck. Per esempio potrei fare anche endurance e mettergli giù un'altra di queste carte. Voglio provare a prendere endurance, ma a prendere questa qui. Vediamo se stavolta... Sì, ha funzionato. Ok, quella volta è stato un errore e non lo potevo sapere. E ora che abbiamo agilità extra, posso avere anche questa. Tornato tutto alla normalità ora. Rosellina, finalmente questa missione è completata. Una roba al plasma, ottimo. Molto bene, vediamo di chiudere questo progettino. E lì c'è una rivista che però tra l'altro non avevo mai visto. Fermi tutti. No, no, tranquilla, per stavolta no. Ottimo. Questa non ce l'avevo, mi sa. Vediamo di chiudere questo progetto. Finalmente. Eccoti l'olonastro. Devo ammetterlo, non ho molti file di David e Rosalind che parlano della loro vita non da predoni. Sarà molto interessante. Ok, gli darò un'ascoltata al volo. Speriamo sempre che sia finita, David. Finalmente. Spietato come sempre. Anche da morto. Tornando a noi, un po' di olio di gomito, un pizzico di equalizzazione e voilà! Missione completa. Ecco l'olonastro dei nostri sogni. Ora devi solo fare un giretto alla torre di trasmissione qui vicino e impostare un nuovo trasmettitore per trasmettere la mia creazione. Ci sta, giustamente. Ma certo, ho sentito il segnale radio della vecchia duchessa. Dovevo immaginare che eri tu. Ovviamente, sono sempre ecco io. Ecco il programma da portare alla torre di trasmissione. Carica le istruzioni. So cosa pensi, ma sì, è davvero così facile. Sperando che non ci siano ecco mostri qui, incredibili. Con l'impegno della mia gratitudine, potrai tenere questo vecchio olonastro come ricordo. Quale olonastro? Di cosa stiamo parlando, Rosellina? Parliamo ancora. Che è successo? Oddio, si è sminchiata la visuale, fermi tutti. Tu! Non ricordo il tuo nome, ma non importa. Hai quelle parti di codice? Finalmente. Siamo davvero vicinissimi alla fine. E poi riusciremo a prendere il tesoro. Finalmente. Voglio ben vedere. Eccoti i tuoi stupidi codici, te li lancio in faccia. Questi li tengo io per sicurezza. Rimane ancora una piccola cosa. Quanto? David aveva una donna di nome Rosalind.
Lei avrebbe fatto di tutto per di compiacere il suo uomo. Di cosa stiamo parlando, Rosalyn? Infatti, la vigilia di Natale decise di guidare un'incursione a Charleston per trovargli un regalo. Peccato che finì ammazzata. E ora che dobbiamo fare? Ora, per creare il codice principale delle password che hai ottenuto, ho bisogno del programma suo lonastro che aveva con sé in punto di morte. Credo dovrai guardare nei registri cittadini per capire dove hanno sepolto il cadavere. Che cazzo! Preso l'olonastro, ci vediamo al deposito nel seminterrato del rifugio scistico. Io ti odio! Io odio tutto quello che ho appena fatto per te! Cristo! Vediamo dove è stata sepolta sta criminale. Quindi? 15 metri. Oh, vuoi dirmi che qua ci sono gli effetti personali dei fuggitivi? Scusa se te lo dico, ma stavo per ingannarti. Non mi serve un programma per decifrare le parti. Ma del è stronza codice, questa. Sono un robot. Ti volevo solo fuori dai piedi, così avrei messo mano al bottino per prima. Almeno sono sincera, no? Il problema è che mi sentirò in colpa. Dio mio, io ti odio. Mi hai reso migliore. Oppure la Miss Nanny che avevo in me si è risvegliata per dirmi che l'amore per il prossimo conta. E comunque è solo robaccia prebellica. Tienila pure tutta per te. Il bottino potrebbe anche non essere male, ma quel secchio di rottami non te lo darà senza la ricevuta. Ti auguro di trovarne una. E io ci ho provato a convincerlo. Se riesci a inventarti qualcosa, puoi tenere quello che ti pare. E questo è quanto. Però non metterti a piangere. Sono sicura che faremo ancora affari insieme. Fino ad allora, ciao. Oh, quasi dimenticavo. Anche quel protocollo di collegamento che stavi cercando è nel deposito. Urrà! È tutto tuo. E vedi di non dimenticarti tu di me solo perché hai avuto quello che volevi. Ti troverò. Bella missione. Già. Proprio... ottima. Scritta bene, fatta bene. Eccomi qua. Posso passare? Allora, hai trovato quel protocollo di collegamento? No, perché sono ancora qua dietro questa porta. Si è danneggiato quando l'abbiamo sistemato nel deposito. Apri questa cazzo di porta. Dovresti portarlo a qualche tecnico degli Stati Liberi, ma... ahimè, sono tutti morti. È la moda del momento, no? Almeno uno o due si sono uniti a noi perché erano stanchi di vivere sottoterra. Parlavano di questa donna esperta di tecnologia. Si chiamava Abby. Scommetto che nel suo di bunker potresti trovare qualcosa per riparare quel congegno. Si trova nell'acquitrino boscoso. Posso indicarti dove? Ora vai e colpisci. Forse riuscirai davvero a disfarti di quei mostri ardenti. Poi, bim bam boom, passano 200 anni. Voi altri del Vault sfornate tutti un paio di bambini che ne producono altrettanti e così via. Alla fine, più protoni e più gente da predare. Perfetto, no? Sembra un lavoro su misura per te. Ma fino ad allora io sarò sempre qui ad armeggiare con la radio. Non dimenticarti di me. Se ti annoi, sai che contattare. A presto! Io ti odio. Attenzione, io ti odio. Oh, meno male. Meno male. Meno male. Santo cielo. Finalmente è finita. Per trovare che cosa poi? Un telaio dell'armatura atomica.
Il progetto lanciamissili, vabbè, quello. Non sono dei premi tanto malaccio, dai, almeno quelli. Però per trovare che cosa? Una bombetta, un ferro da stiro, delle bretelle coi pantaloni. Wow, delle munizioni, che bello. Un fucile da cecchino, wow. E anche il collegamento rotto, vabbè, questo era parte della missione. Io ti odio. Ho odiato ogni singolo istante di questa missione. Buona giornata. Io ti sparo.